il cane, quando lo porti a sterilizzare, che poi usiamo queste parole, lo porti a sterilizzare, ma guarda che è una roba brutta, lo porti a sterilizzare, e se non lo fai castrare o sterilizzare, come dici, lo fai accoppiare con chi decidi tu. Senti, oggi andiamo, che c'è la no, ma io ho la San Bernardo del settimo piano che mi piaceva tantissimo, bolunga di coscia, ma mi fa venire un durello quando la vedo. No, tu devi accoppiarti con uno della tua specie, eh. Tu sei un chihuahua e vai solo con i chihuahua. La San Bernardo, c'avevo già delle... No, ma guarda che c'avevo del buono. No, devi trombare con uno della tua razza, perché bisogna mantenere la purezza della razza. Ma chi cazzo sei, Goebbels? Ma chi cazzo sei? La purezza della razza. Tu dici, no, ma io sono buono perché ho un cane. Mica sei un nazista, se... Se non lo fai accoppiare perché vuoi i cuccioli puri di razza pura, ariana, gli tagli i coglioni. Noi ci andiamo dal veterinario, lo prendi, lui lo capisce. Lo capisce, cazzo. Senti, dove andiamo? Veterinario. Ah, fare? Controllo dei denti, zampe? No, sterilizziamo. Cioè, nel senso che mi mettete 2 minuti nel microonde, cioè come funziona? No, ma è un taglietto. No, aspetta, tagliamo che cosa? Le orecchie, la coda? No, ma no, amore di papà, no, le orecchie e la coda al cane non si tagliano più perché è crudele. Chiedilo a lui cosa preferisce, se preferisce le orecchie o i coglioni. Chiede, quando gli tagliavamo le orecchie, stavano lì, se le facevamo tagliare, diciamo, mica, chissà che riscatto, cazzo, ero con te. Sapevo che avrebbe funzionato molto questa cosa, ci contavo moltissimo. So che c'è un orgoglio. No, so che c'è un orgoglio su questa roba, che io, allora, ho detto, sono andato in Liguria, i miei genitori sono calabresi. Una volta in Sardegna ho parlato appunto di questo, dei rapimenti, ho detto che l'anonima calabrese è nettamente superiore, è scoppiata una rivoluzione in quel locale, non puoi capire che cazzo è successo. Cioè, no, i migliori siamo noi, cioè, ma l'orgoglio di essere criminali, ma che bello, un mondo buono, gli arcobaleni, ma che cazzo di... No, e io semplicemente li ho lasciati sfogare, poi ho detto adesso vi dimostro che non capite un cazzo dei rapimenti. Cioè, ma che voi avete rapito Fabrizio De André? Ma come cazzo vi è venuto in mente di rapire un genovese? Ma tu ti immagini che viaggio di merda che hanno fatto questi banditi con De André dietro che gli diceva, ma no, ma guardate che non è quello che sembra, non vendo più un cazzo, i miei dischi non piacciono a nessuno. Non c'ho una lira, vi lascio Dori Ghezzi, lei sì che è brava. Allora.